Non so quanti fra voi hanno visto un film davvero molto bello di Lina Wertmüller, I Basilischi. In quel film si parlava di quelli che erano i problemi del sud Italia, i problemi della Basilicata, e fra i tanti problemi quello più atavico era l'emigrazione, che da qui è cominciata all'indomani dell'Unità d'Italia, ma il momento viscerale l'ho avuto quando in Italia è scoppiato il boom economico. L'Italia cresceva, il sud Italia si depauperava di forza, forza intellettuale e forza lavoro. È così che molti anni fa, anche da Rio Nero, partì un signore che si chiamava Raffaele Tirico. Adesso non è più con noi, ma il suo ricordo resta e viene oggi rinvigorito dalla figlia. Raffaele Tirico partì da Rio Nero e se ne andò in Lombardia, in provincia di Varese, se ne andò lì a cercare lavoro, a cercare fortuna, a cercare il pane per la propria famiglia. Partì dalla stazione di Rio Nero, era una stazione che in quegli anni era molto affollata, soprattutto in andata. Partì, come dicevo, per andare a cercare fortuna, lavoro nel nord Italia, dove davvero c'era il boom economico. Oggi cosa succede? La figlia ha deciso di ricordare quei momenti, di ricordare il padre, affrontando un viaggio di ritorno, facendolo a ritroso e facendolo in bicicletta. Partendo da Varese, percorrerà i 1200 chilometri che separano Varese da Rio Nero per arrivare e far tappa alla stazione di Rio Nero, quasi a voler ricordare quella che è la figura paterna, i sacrifici paterni, i sacrifici di molta gente di questa zona, e la vuole ricordare così. Noi siamo qui al fontanino di Barile ad accoglierla e chiediamo a voi di fare questo ritorno alle origini insieme a noi. E aspettiamo quindi che arrivino. Bimbo piange all'atta un seno magro, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara è Dopo la tappa di rinfresco al fontanino di Barile, che è quella che più è servita, appena rifatta, eccoli arrivati qui, alla stazione di Rio Nero, da dove Maria ci teneva ad arrivare, perché era il luogo di partenza del padre e di tutti gli altri emigranti che da qui si spostavano al nord. Noi gli lasciamo un attimo di fiato per il saluto ufficiale e dopo faremo due chiacchiere anche con voi. Ti lascio nelle mani del Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Tucciariello. Intanto ben arrivata. Grazie. Complimenti, grazie. Soprattutto per la vostra performance, anche agli accompagnatori ovviamente che ti hanno sostenuto in questo percorso.
Ho avuto il piacere di ascoltare la tua intervista e ho capito le ragioni che ti hanno mossa a venire qui a Rio Nero e devo dire che la cosa mi ha particolarmente colpito e devo farti davvero i complimenti a nome di tutta la collettività di Rio Nero. Diciamo che eventi come questi non possono che fare bene, no, alla nostra collettività per l'idea che danno dei valori dello sport, del sacrificio, di che cosa significa essere radicati alle proprie origini. Quindi devo dire che sicuramente oggi cogliamo un bel messaggio che speriamo di trasmettere a chi ci avrà il piacere di vedere, a chi avrà il piacere di incontrarvi in queste ore. Noi come collettività ci siamo permessi di fare un piccolo presente che riteniamo possa essere simbolico rispetto a quello che è il ricordo da fissare per questa tappa. Ci siamo presi il fastidio di recuperare l'atto di nascita del tuo papà e quindi abbiamo preso la cornice perché riteniamo che eventi come questi vadano sigillati, perché se l'idea era quella appunto di ripercorrere le tappe del tuo padre che avrebbe compiuto quest'anno 100 anni, riteniamo che l'atto di nascita originale vada esattamente a fare quello che è il gesto, a dare un'idea di quello che è il gesto che avete compiuto, che secondo me è straordinario, e lo dico da amante dello sport e lo dico da persona che sicuramente sa che cosa significa fare un sacrificio in termini sportivi. Quindi davvero grazie e complimenti per quello che avete fatto. Grazie, grazie a tutti voi, veramente sono stata, veramente sono commossa di questo dono che mi avete dato, sono veramente commossa. Diciamo che questo è stato proprio un viaggio del cuore, ma dedicato a tutti quelli che proprio da questa stazione sono partiti e veramente hanno portato Rio Nero un po' ovunque. E in questo viaggio l'abbiamo portato anche noi, veramente. Grazie, grazie di cuore veramente a tutti quelli che ci hanno sostenuto durante questo percorso, perché ci hanno dato la carica di andare sempre avanti. Veramente, grazie, grazie di cuore. C'è la consigliera anche oltre all'atto di nascita. Ma grazie, 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 veramente. Grazie. Veramente, grazie, grazie. Normalmente chi resta male sono sempre i maschietti del gruppo, ma per solidarietà vi chiedo di seguirmi per un ultimo tratto perché c'è un pensiero che sarà gradito anche a voi. Quindi facciamo una discesa a un palazzo storico di Rio Nero. Se è di tutta discesa, l'abbiamo pensata apposta. Facciamo una discesa al palazzo Fortunato, al palazzo di Giustino Fortunato di Rio Nero, e lì anche i giovanotti avranno un pensiero che tocca a loro. Posso dire una cosa, che questo viaggio non si sarebbe mai compiuto se non avessi avuto Fabio Stefano con me, veramente, quindi io devo ringraziare anche loro, proprio, veramente, grazie. Bene, avviamoci per l'ultima tappa del percorso, non sarà nemmeno un chilometro e 800 metri sono in discesa, va bene? Vado via, amara terra mia, amara e bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio, amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Dopo quello che è stato il saluto ufficiale in stazione a Rio Nero, c'è qui un saluto ufficioso che io ritengo che per i nostri tre amici sarà sicuramente, non dico più gradito, ma più
ben accetto rispetto a quello fatto in stazione. E un saluto, vieni qua, che ha organizzato la Proloco con il suo presidente Christian. Christian, bella iniziativa, non trovi? Bellissimo, una cosa veramente particolare, ritornare un po' alla memoria anche del genitore che è partito tanti anni fa e tornare qui e farlo in bici, che poi è qualcosa di veramente spettacolare, fare le tappe e ricordare questa memoria di questo padre che avrebbe compiuto 100 anni, da come diceva la signora, e non era la cosa migliore per Rio Nero accogliere la signora con un piccolo buffet di benvenuto al Palazzo Fortunato, che è la casa dei Rio Nerosi, quindi è veramente importante. Grazie Cristian, ottima idea. E io direi, cominciamo ad entrare. Addio, addio, amore. Decisamente una puntata anomala di questa trasmissione, che quando loro sentiranno il nome della trasmissione sarà bellissimo vedere la loro faccia, perché questa trasmissione nella quale siete voi stasera si chiama Doccia Fredda, che credo in questo momento desiderate più di ogni altra cosa. Bene, io vorrei chiedere subito a Maria una cosa. Maria, l'idea di questo viaggio? L'idea è partita perché quest'anno mio papà avrebbe compiuto 100 anni ed era un modo per omaggiarlo per tutti i suoi sacrifici, per essere partito dalla sua terra, la Lucania, Rio Nero, che tanto amava. E mi raccontava sempre di Rio Nero, dei quattro venti che sentiva proprio quando scendeva alla stazione di Rio Nero, ed è stato un modo così per omaggiarlo. 1100 chilometri in bicicletta. Perché in bicicletta? Perché papà, quando era arrivato a Gallarate circa 80 anni fa, aveva soltanto la bicicletta, quindi girava per i vari comuni, per i vari paesi, soltanto in bicicletta, con tanto sacrificio d'inverno ed estate. E allora da lì è partita l'idea, perché non affrontare questo viaggio? E ho chiesto a Fabio e a Stefano di accompagnarmi e loro hanno accolto favorevolmente questa mia proposta, e così siamo partiti. Io non so se si crede nell'aldilà, non ci si crede nella vita futura, qualunque sia il credo religioso di ognuno di noi, ma Maria, credimi, in questo momento io credo che tuo padre stia facendo un sorrisone di quelli mai visti, di quelli che tu conosci. Io non l'ho conosciuto, credo sicuramente stia facendo un sorrisone e ti stia abbracciando. Una figlia, secondo me, un regalo più bello, migliore di questo, non può farlo. Ma sicuramente avrebbe detto, questa è proprio pazza a fare affrontare tutto questo viaggio. Però io credo, ho soprannominato questo viaggio, viaggio del cuore, perché è proprio, nasce da qui per lui, proprio per omaggiarlo, per tutto quello che ha fatto per noi, per averci trasmesso soprattutto l'amore per la sua terra. La sua Lucania, il Monte Vulture, e quindi è soltanto un piccolo regalo che ho voluto dedicare a lui. E devo dire che durante questo viaggio, non so perché, ma io l'ho sentito sempre vicino. Sai Maria, io credo, anzi non è che credo, sono certo di una cosa: non solo tuo padre avrebbe detto questa è pazza, perché pure io, quando ho saputo da Luigi Libutti, il gestore della pagina 6 di Rio Nero 6, che mi ha caldeggiato questa cosa, quando ho saputo da Luigi della tua iniziativa, sono stato io il primo, anzi il secondo a questo punto, dopo tuo padre, a dire a Luigi: lui, ma questa è pazza, perché voglio dire. E però c'è anche un altro mistero, perché una pazza la si può trovare,
ma gli altri due pazzi che ti hanno accompagnato, io vorrei capire come gli è venuta a loro sta cosa. È il fatto che io ci casco sempre, nel senso che sono amico di Maria, conosciuto il padre, e per me è stato un piacere accompagnarla, e so quando vuole organizzare qualcosa, vuole fare qualcosa, lo fa sempre col cuore, e quindi non ci si può tirare indietro, ed è stato meraviglioso quindi fare questo viaggio, incontrare le persone che abbiamo incontrato, perché Maria è inesauribile, ha una carica che ci ha dato energia tutti i giorni, quindi no, è stato facile fare tutte le tappe, perché lei ci dava la carica e poi perché la sua motivazione era grande. Sì, questo non esclude la vostra vena di pazzia, sia chiaro. E tu invece, il motivo che ti ha indotto ad associarti alla banda di matti, qual è stato? Non so neanche io, comunque. Sono stato trascinato da questa donna, che è una trascinatrice, e per cui è stato un grande piacere, ho contribuito, ho avuto partecipare perché, insomma, a parte essere amica, ma insomma, ho trovato una cosa molto bella, quello che lei ha voluto fare. E quindi l'ho seguita e ho conosciuto ancora di più Stefano, che conoscevo poco, e niente, è stato piacevolmente influenzato, diciamo. Senti, una domanda la voglio fare a te, che da quello che mi dici sei stato inconsapevolmente trascinato in questo viaggio. Lui non lo conosceva, hai avuto modo di conoscerlo adesso. Lo conoscevi poco, adesso hai avuto modo di conoscerlo. Ma dopo questo viaggio li saluterai ancora? Ci penserò due volte. Hai tutta la mia solidarietà. Bene, in questo programma Doccia Fredda devi sapere, ma anzi dovete sapere, che normalmente parlo dei problemi di questa zona, di quello che succede nel nostro comune, in altri comuni, e voi non sapete che bel regalo mi avete fatto oggi a poter parlare e a poter dare agli altri una notizia bella, davvero un gesto molto molto bello. E non lo reputo bello solo atleticamente, che pure ce n'è voluta, perché se anche non avessi fatto i 1180 chilometri, ma ne avessi fatto un chilometro e 8, a me mi venivano a pigliare con l'ambulanza. Quindi voglio dire, voi avete fatto sicuramente una cosa meritoria da un punto di vista atletico, ma avete fatto una cosa bellissima per tutti quanti noi, perché francamente vedervi partire da su, voi che non avevate motivazioni affettive, e venire qui giù in bicicletta e sorridere mentre siete qui a Rio Nero, per noi e per chi ci sta guardando questa sera, è sicuramente un bellissimo regalo che ci avete fatto, e io vi ringrazio. E ringrazio ancora di più a te, Maria, perché io reputo che con questo gesto tu hai dato un bellissimo segnale a tanti, non coetanei nostri, ma a tanti giovani, quello che si può fare per amore di un genitore. E io, Maria, più che dirti grazie, non riesco a dirti. Grazie a voi, grazie, e soprattutto grazie ai rioneresi, perché durante questo viaggio ci hanno proprio incitato continuamente ed è stato bellissimo. Ho sentito proprio le persone di Rio Nero vicine, persone che non conoscevo, ma le sentivo proprio vicine, quindi grazie a tutti voi, grazie. Io concludo con una nota di colore, come è mio costume. Dovete sapere una cosa, quando io li ho agganciati al fontanino di Barile, pensavo che loro due fossero delle persone scontrose da far paura, mentre Maria era ciarliera, salutava da lontano, che se a malapena mi hanno detto ciao. Devo dire, dopo i cannoli, dopo le pizzette, dopo l'aglianico, sono di un'ilarità impressionante. Come si fa a non essere così? No. Ci avete accolto in maniera... Secondo me siete voi che trasmettete questa cosa, voi sì. Rioneresi. Bella questa frase, su questa io credo sia il caso di concludere. Grazie a voi che ci state ascoltando, grazie a tutti quelli che vedranno questa trasmissione. Buona serata a tutti. Arrivederci.